Tu. Che domanda vuoi fare? Ci devi pensare. Ce l'ha una domanda? Io sono completamente d'accordo e condivido questo sguardo sulla comunicazione e la cultura. Però mi chiedo, non stiamo parlando di figure professionali che in qualche modo sono molto complesse da costruire e comunque, anche se diciamo, esiste un progetto culturale, non è facile fare degli studi su dati, cioè bisogna avere veramente un'equipe di lavoro molto molto complessa e con delle competenze che io in primis riconosco di non avere, e quindi ho un'idea, ma come faccio a studiare la comunicazione, la strategia, raccogliere dati, cioè da dove parto? E quindi questo è un problema per lo sviluppo culturale. Assolutamente. Lo fai lo stesso. Lo fai male. Mentre lo fai, cerchi di capire quali possono essere le variabili. Vai su Google, scrivi misurazione dei pubblici, ti vengono fuori 15 milioni di cose che puoi utilizzare. Diciamo che in questo senso forse, ed è, sarà la forse prima e ultima volta che dico questo, c'è un discorso di italianità. Cioè noi, per il tipo di passato, per il rapporto che abbiamo con il passato eccetera, pensiamo di non poter fare niente se non abbiamo studiato 15 anni qualcosa per farlo. Dal punto di vista dell'anglosassone tu fai, e da quello cerchi di capire. Ora, le competenze che servono in questo senso in realtà non sono così irraggiungibili, cioè non si tratta di comunque neurochirurgia, si tratta di quello che voi avete detto inizialmente presentandovi, cioè che eravate curiosi, quello è tutto quello che serve, perché in realtà su internet adesso c'è tutto. Se uno va su SlideShare e scrive Visitor Studies o Studio dei Pubblici, trova almeno 6 o 7 presentazioni, tra cui probabilmente anche questa domani, in cui ci sono scritte tutte le tecniche possibili. E uno le guarda, capisce quello che può fare e lo fa. Poi verrà male, sicuramente, ma non è un problema. Cioè, sempre altre citazioni... La singola variabile più importante nell'ottenimento di determinati obiettivi, no? Che è stata valutata da cos'era quella cosa, adesso non ricordo, facciamo finta di niente, è credere che sia possibile farlo, la singola, poi insieme anche altre, tra cui le competenze. Però le competenze richieste da questo tipo di cose non sono inimmaginabili, sono molto raggiungibili. Cioè veramente, se tu apri Wikipedia nella parte marketing c'è scritto tutto. Poi noi non abbiamo 9 persone nel dipartimento di digital strategy che ha il MoMA, no? E quindi loro faranno delle cose più fighe, ma non importa. Cioè l'obiettivo, loro che sono in 9 fanno dei progetti coi post-it comunque, perché se tu ti occupi di che obiettivo hai e che risultati devi raggiungere, non è detto che 15.000 euro di sviluppo di app nativa iOS, Android siano quello che devi fare. Devi fare degli studi sul pubblico, certo, puoi permetterti di prendere il consulente che viene, ti spiega come si fa, eccetera, puoi avere la formazione che ti spiega come si fa, eccetera, puoi fare una triennale, adesso stanno aprendo una triennale allo IED di marketing culturale. Può aver fatto una triennale allo IED di marketing culturale, probabilmente parte più gasato, però in realtà quello che dobbiamo fare noi è risolvere dei problemi sul quotidiano, e questa cosa qui, non dico, non vorrei sembrare superficiale, ma si fa cercando su Google. Cioè è una cosa affrontabilissima. Poi ripeto, verrà male, cioè se uno ha fatto 3 anni di marketing culturale allo IED probabilmente esce e che ha già tutta una serie di strumenti presenti, però allo stesso tempo questa knowledge base magari è mancante su altri fronti, magari ha tutta una serie di stereotipi, cioè, non so, per dire, adesso noi lavoriamo spesso anche con Giuliano Gaia, che è di Invisible Studio, che si occupa anche lui di web, nuove tecnologie legate alla fruizione del patrimonio culturale. Lui è laureato in filosofia,
Cioè, non è che uno necessariamente debba essere programmatore per fare determinate cose. Alcuni dei programmatori più bravi non sono neanche mai laureati perché sono stati presi da Google quando avevano 13 anni e poi rapiti dalle famiglie. E, cioè, quindi non, in realtà, cioè, quello che, cioè, torniamo anche a un senso proprio di pratica, no? Di praticità, per cui in questo senso l'ottimo può essere nemico del buono, cioè il voler fare una cosa con tutti i crismi si può significare non farla, perché non ce la faccio. Il non me ne devo occupare, certamente, cioè allo stesso tempo se io ho un sito, però vado a priorizzare, no? Se io ho un sito, perché le istituzioni culturali devono avere dei siti internet orrendi? Cioè questa volontà che arriva da qualche parte di avere dei siti internet orrendi, ecco, quello no, quello è importante. Cioè, quello, perché quella è la mia carta d'identità, cioè la gente arriva lì, guarda e pensa che io sia uno sciamannato, che non, perché non... Indietro di almeno 15 anni. Ecco, perché? Perché non lo sanno fare? No, perché pensano che non sia importante. Quindi è la scala di priorità, in realtà, la cosa, appunto, è la strategia, la cosa che diventa più importante, perché poi dopo, oggi come oggi, cioè, ripeto, adesso vi faccio sempre esempi del MoMA, il MoMA fa dei siti in WordPress, che è un sistema open source per fare siti internet. Ora, se il MoMA fa i siti in WordPress, perché invece un museo qui si vergogna di fare i siti con un sistema open source? Se lo fanno loro, lo possiamo fare anche noi. Cioè, c'è proprio bisogno di dimenticarsi dello strumento, pensare a obiettivi, risultati. Basta, quello che c'è in mezzo è una conseguenza degli obiettivi che ho e dei risultati che voglio ottenere. Io volevo esattamente fare questa domanda: come si fa a risolvere lo scollamento tra questa esigenza e invece la ferma decisione delle persone che invece lavorano e decidono in questo settore, che assolutamente non mi frega niente di Facebook, dei loro account che hanno sui social network, che ormai di per sé in alcune cose sono anche superate se non ci si è già. Altra questione aneddotica, poi andiamo tutti al bar e se continuiamo questa cosa degli aneddoti. Allora, non esiste una parte del mondo, neanche Manhattan, in cui sia stata proposta, qui diventa sempre più buio, è tragica, in cui è stata proposta una soluzione tecnologica alternativa, nuova, e sia stata e tutti i dirigenti erano lì a dire: va! Che figata, facciamo subito una pagina Facebook. Non è mai successo. Cioè, questa idea che in Italia è così e nel resto del mondo sono tutti intelligentissimi e capiscono che le cose sono importanti e le fanno, è sbagliata. Cioè, la pagina Facebook del MoMA l'ha fatta un tirocinante, non l'ha fatta un tirocinante, l'ha fatta un tizio da un'altra parte che gli piaceva il MoMA e l'ha fatta. Questi se la sono trovata già fatta e a un certo punto hanno detto, era contrario, tutto il board era contrario, non voleva essere su Facebook, se l'avevano già fatta, c'erano 3 milioni di fan, cosa faccio, la cancello? Australian Museum a Sydney, stessa identica cosa, la persona dentro il dipartimento che ha fatto partire i social l'ha fatto di nascosto, perché non volevano, il board non voleva, i dirigenti non volevano. Quindi lei l'ha aperta, ha detto, se questi non vogliono vuol dire che non sono su Facebook, tanto per cominciare non se ne accorgeranno mai. Poi quando ho 25.000 fan vado e dico, sono 25.000 persone su Facebook che vogliono parlare con te, cosa faccio? Capito? Mica le puoi chiudere, sai che... Cioè, questi si cazzano. Cioè, cosa è successo? Ha chiuso il museo, cioè dopo la gente pensa, no? Quindi, perché poi c'è un po' di disconnessione tra la realtà. In Italia, il San Carlo, a Napoli, stessa identica storia. Figurati se il board del San Carlo voleva aprire la pagina Facebook. Chi la gestiva l'ha aperta, adesso non so quanti sono, decine di migliaia di fan, presentata. Questo è quello, si collegano la cosa. Io ho fatto questa stessa identica domanda a Shelley Bernstein nel 2010 e lei mi ha detto, fregatene. Neanch'io quando ho iniziato, cioè tu pensa, lei mi ha detto, tu pensa alla situazione in cui io vado dal curatore, no? Tutto vestito di nero, col collo alto, così, no? Dal curatore gli dico, guarda, ho pensato che adesso facciamo una mostra dentro il Brooklyn Museum in cui le opere le decidono le persone fuori. Questo è sbiancato, tutto nero che era, è diventato bianco anche i vestiti, è caduto in terra. Gliel'hanno proibito, vietato in tutte le maniere.
Poi, prima un po' più controllata, no, però fai le proposte, però poi la parola finale la metti tu, poi sempre un po' meno, poi prima diffusa in quartiere, cioè no, però facciamo quello, facciamo con gli atelier d'artista, che e poi l'idea è passata. Cioè, capite cosa voglio dire? Cioè, il problema non è appunto creare le precondizioni, avere qualcuno che ti dia l'ok. Se tu, ma questo voglio dire senza fare della filosofia, però se qualunque cosa tu la vuoi cambiare, non è che c'è uno che dice vai, vai, cambia tutto, cioè non... C'è un'onta di pessimismo, di senso del fallimento, e che proprio questo senso del fare, che poi credo sia questa la sua risposta, cioè fate indipendentemente dal, è un po' venuto meno, e questo è il danno più grande, è la crisi più grande al di là di quella economica, che è secondaria a mio avviso. Ma no, certo, rispondiamo, no? Cioè, anche perché quando dicevo prima il discorso del fatto che tutti gli operatori culturali, poi la chiudiamo e magari iniziamo a farvi giocare, il discorso che gli operatori culturali non inseriscono il proprio stipendio nei budget dei progetti che loro stessi scrivono, che è una roba secondo me veramente assurda, in realtà diciamo parte da proprio da questo, da una bassa concezione della cosa. Cioè è possibile, diciamo, che quello che si può fare invece è contare quelle ore, contare quel budget e metterlo nel budget di marketing. Cioè, io sto siccome l'azienda è mia, no? Sono io che sto facendo l'operatore culturale, eccetera, decido di allocare 15.000 euro del mio stipendio annuale, perché comunque sono operatore culturale, quindi non penso di avere 25 milioni di euro all'anno, in marketing. Quindi ho speso quest'anno 15.000 euro di promozione, perché io ho lavorato gratuitamente, eccetera. Quindi, però lo conto, cioè so quant'è, no? Lo metto a budget, poi magari non lo spendo perché mi serve per far partire l'azienda, invece che a mettere 10.000 euro, 20.000 euro di capitale sociale, metto il mio lavoro. Questo è una considerazione, però è una considerazione diversa da non c'è il budget del mio stipendio, no? Comunque davvero, cioè, ci sono altre domande? Perché qui stiamo spostandoci verso una conversazione, diciamo, un po' troppo valoriale. Sì. Aspetta che... E tra oggi pomeriggio, domani, così, di tutte queste cose vediamo esempi, alcuni di quelli che vi ho citato a parole, vediamo un po' nel dettaglio come si sono mossi, cerchiamo di capire anche per vedere un po' di pratica, no? Come dicevamo prima, best practice non ce ne sono, però qualche case study può essere interessante per cercare di estrapolare qualche dinamica. Bon, te la tengo. D'accordo, allora... abbiamo individuato che l'importante è far capire alla gente che esiste la nostra organizzazione culturale, la nostra attività culturale, eccetera. Ma chi è la gente? Come la chiamiamo? Come la individuiamo? Dove la troviamo? Idee. Dove la andiamo a pescare? Dipende da cosa? Da quello che fate, ok. Allora, facciamo per alzata di mano. Chi è che si domanda quando fa qualcosa chi potrebbe venire? Siate sinceri, però. Praticamente tutti se lo domandano. Ok, perfetto. Il concetto della festa. Chi viene alla festa? Il concetto di festa. Partiamo dal concetto di festa. Ok, e quindi fate una specie di lista di invitati. Chiamiamolo col suo nome, questa lista di invitati. Gli invitati sono il target. Ok. Proviamo a dire cos'è il target. Beh,
le persone che io voglio bene. Due responsabili di microfono che danno lavoro, voi dovete avere rispetto del lavoro. Abbiamo un responsabile del microfono, sì. Beh, in questo caso specifico ci deve per giù. Devi fare In questo caso tutte le persone che io voglio che vengano. Bisogna andare a lui che prima è riuscito a farlo funzionare. È sul in questo caso specifico tutti coloro che io voglio che vengano alla festa target. Ok, poi provate a persone che hanno lo stesso interesse. Date la mano prima di parlare, così vengo col microfono. Ok, quindi ci sono delle categorie. Ci sono delle categorie di target. Provate a pensare un attimo. Un gruppo di persone accomunate da un carattere di omogeneità che però lo scegliamo noi, quindi è soggettivo. Lei l'ha letto su Wikipedia. No. Ok, calatevi nei vostri panni, voi avete tutti quanti delle attività culturali o che gestite o che vorreste gestire, eccetera. Proviamo a fare un giro veloce, un brainstorming su un target che vi viene in mente relativo alle vostre attività. Categorie di persone, avete detto, adesso andiamo un po' nel dettaglio. Per essere anche per età, accumulata dall'età. Per età. Tu con che organizzazioni hai a che fare? Vario, dunque io collaboro con un festival in un paese, quindi diciamo il target è benissimo, il festival del paese, qual è il tuo target? Principalmente diciamo chi è appassionato di un certo tipo di musica, però legata anche alla, diciamo anche alle tradizioni locali, quindi non l'ho ben identificato ancora. Quindi non è ancora ben identificato. Lei vuole parlare, ha alzato la mano ma non ha aspettato il microfono, quindi già abbiamo avuto un primo risultato. Secondo me questa cosa che non sono mai riuscita a capire, poi io non sono del settore, sono qui perché sono qui. Sono pagato per questo. Si è calato nel ruolo proprio. Ecco, non ci sono delle differenze tra chi è responsabile di un festival di un paese e chi, che ne so, di un museo, di una biblioteca. Cioè, secondo me il festival di un paese dovrebbe includere tutto il target del paese. Perché alcuni devono essere esclusi e altri no? Quella si chiama definizione geografica del target. È un modo di analizzare la cosa. Però vedi, questo è bellissimo. Tu hai detto una cosa geniale. Cioè, perché qualcuno dovrebbe essere escluso? Perché? Perché se tu dici a tutti i tuoi parenti la stessa cosa nella stessa maniera, la capiscono tutti della stessa maniera? Ma qui siamo, cioè le persone devono venire al nostro festival. Certo. Io voglio che alcune vengano e altre no. O formulo la domanda e l'invito in maniera tale che tutti possano essere interessati. È no, aspetta, allora, com'è questa faccenda del microfono? Non ti prendono seriamente. Poverino. ma pensa a tutti. Dico, comunque devi decidere a chi rivolgerti, perché devi calibrare un tipo di comunicazione, perché a un certo punto se decidi di rivolgerti a tutti devi anche entrare nell'ottica di o portare tutto su un piano basso e quindi diciamo ci siamo capiti, uniformare il tipo di comunicazione che hai. Cioè, secondo me è importante targettizzare il pubblico a cui ti rivolgi, perché da quello deriva anche una strategia di comunicazione. Dico una cosa velocissima e poi vi faccio parlare tutti quanti. Se io ti dicessi, metti che sia la verità assoluta e devi girare attorno a questa cosa, che se tu dici qualcosa a tutti ugualmente non viene nessuno. Infatti okay. E quindi nel momento in cui io sono responsabile di un evento culturale, di una struttura culturale, devo comunque mettere in conto di non piacere a qualcuno.
E però se questa struttura è in un contesto che è pubblico, come un paese, anche quindi è una sorta di discriminazione tra virgolette. Ma perché non può essere effettuata una strategia multipla? Cioè adattare semplicemente il messaggio a tutti i vari... C'era lei prima. Io per esempio ho questo sito, no? Si chiama Professione Archeologo, io sì. Ho deciso di rivolgermi ad una determinata categoria di professionisti del settore, cioè nel momento in cui l'ho messo su avevo un'idea ben precisa delle persone a cui rivolgermi e nel momento in, ovviamente c'è la possibilità che qualcun altro si affacci, quindi che ne so il funzionario della soprintendenza, ma io non sono partita con l'idea di parlare al funzionario della soprintendenza, la mia idea è stata quella di rivolgermi a chi lavora concretamente sul cantiere oppure nel museo eccetera, per cui comunque necessariamente bisogna partire da un target di riferimento, altrimenti si rischia poi di svilire. Sì, la cosa giusta è anche dire che si può partire da un target e poi si può anche ricalibrare. Posso dire una cosa? No, perché questo è il pregiudizio un po' da cui siamo partiti tutti, da cui siamo passati tutti noi che abbiamo... partiamo da una formazione del settore culturale. Sì. E questa cosa a me me l'hanno fatta capire gli aziendalisti bruti a proposito del target e del discorso di esclusione che diceva lei. Cioè, un'azienda profit, segmenta e conosce il suo target perché poi un target se lo sceglie e decide di produrre per il target all'azienda più conveniente, a chi paga il miglior prezzo, eccetera. Un'azienda culturale, soprattutto che ha un ruolo pubblico, deve segmentare e targetizzare per conoscere tutti, e perché poi non si può scegliere un target o un segmento, ma deve lavorare su tutti, e se non conosci ogni target, come è fatto, che vuole, come puoi comunicarlo e farglielo capire, non puoi raggiungere tutti, non te lo puoi scegliere tu il segmento, certo. Ma lo devi conoscere tutti. Sì, sì. No, ma perché altrimenti poi parlo sempre io, insomma. No, ma infatti io quello che lei ha detto prima lo capisco, lo condivido, però mi chiedevo, però lei è un sito di archeologia, quindi ci sa che si rivolga soltanto a un determinato settore, però in un contesto paese, città, insomma, un evento così pubblico, me lo chiedevo, non lo so poi quello che è giusto. No, ma la domanda, è, infatti ti dico, hai detto proprio prima, ti ho detto una cosa interessantissima, questo è il primo... senso di risposta a questa questione del target da parte di tutti gli operatori culturali, perché si pensa a una priorizzazione con qualcosa che esclude qualcuno. Se c'è una cosa che l'operatore culturale non vuole fare è escludere qualcuno. Ora, non è questa la questione, prova a vederla, tu hai anche la variabile tempo dalla tua, no? Cioè tu non hai la necessità o non, diciamo, cerca di non metterti nella posizione in cui hai la necessità di comunicare a tutti contemporaneamente. Cioè, se tu vuoi per esempio che il tuo festival di paese, in cui fai musica popolare di un determinato tipo, funzioni, e a te, se sei un operatore culturale vero, non ti interessa che funzioni una volta, ti interessa che funzioni per 10 anni, 20 anni, per sempre. Qual è il tuo obiettivo? Il tuo obiettivo è raccogliere attorno a te una comunità che ti aiuti a condividere questo progetto e a sorreggerlo. Magari il primo anno può essere più piccola, ma non perché tu stia escludendo qualcuno, ma perché tu stai parlando in via prioritaria a qualcuno che ti può aiutare a portare avanti questo progetto. Il secondo anno questa comunità si può allargare, arrivare dalla community alla parte di network, subito fuori. Perché queste persone che condividono e capiscono subito il valore di quello che tu stai proponendo sono in grado, quanto te, di passare questo valore. E in un terzo anno magari questo network di persone che ha capito il valore di quello che tu stai facendo perché ha avuto un contatto diretto con chi lo sta organizzando, con chi si sta lavorando attorno, riesce a parlare anche su larga scala. Però hai costruito una strategia, perché hai considerato la variabile di tempo e la variabile di inclusione progressiva. E alla fine dei 3 anni sei stata più efficace e un operatore culturale più efficace, perché hai fatto cultura in maniera più efficace rispetto a chi, per un senso, diciamo,
un po' di miopia, forse il primo anno ha voluto dire no, ma questo festival è di tutti, faccio una comunicazione che vada bene per tutti, e così l'hanno capita meno persone, perché magari quelli di quella comunità che sarebbero subito stati interessati dal tuo tipo di musica popolare che stai proponendo non ci si riconoscono, perché dicono ma guarda come viene svilita questa cosa che viene messa in un linguaggio che va bene per tutti, e quindi rischi anche di allontanare loro che invece magari sarebbero stati... La esatto. Comunicazione, quello sì. Però esatto. Sì, lei e anche lei mi hanno risposto. Sì. Okay. Ok, perfetto. Okay. Oppure potete pensare anche che non sia che parti che hai un festival da promuovere e devi decidere a chi promuoverlo. Può anche essere che hai un'attività fissa, come può essere un museo, come può essere comunque un'istituzione da promuovere. E può essere che un giorno vuoi fare un'attività apposta per raggiungere un target che altrimenti di solito non riesci a raggiungere con la tua attività di comunicazione ordinaria. Quindi il target è importante anche per quello, perché può essere quello che muove per fare un'attività particolare che non avresti mai fatto. Invece pensi, voglio coinvolgere i ragazzi dai 18 ai 22 anni, allora faccio una cosa sui social network, perché loro sono lì. Banalmente, proprio la cosa più stupida che ci possa essere, però per un museo non è così banale, cioè arrivare a pensarci. Scusate, chi è che voleva intervenire? Lei. Okay. Posso raccontarvi una banalità proprio, che però mi ha fatto riflettere l'altro giorno su quanto poi sia importante lavorare considerando il territorio a cui ci si rivolge. C'è il... ovviamente poi lo trasliamo in ambito culturale perché va bene ugualmente, però c'è un'attività commerciale in questo momento a Lecce che sta per aprire e ha delle vetrine oscurate con il logo e con la scritta quasi pronto. Mi trovo là davanti e c'è una signora al telefono che dice sì, ci vediamo, sono davanti a quasi pronto. Allora io... non so se prendermela di più con il grafico, se prendermela di più con la signora che cioè, mi dimostra un livello di fruizione basso che mi mortifica, che mi dispiace, perché invece quel logo, quell'identità è bellissima e anche l'idea è nuova per la città, però appunto proprio per questo no? Allora io mi devo preoccupare della signora che sicuramente un domani quando io apro la mia attività commerciale si renderà conto che probabilmente non si chiama quasi pronto, però lì per lì perché la mia comunicazione non arriva subito come vorrei? E questo discorso vale nelle piccole città oppure vale ovunque? Non lo so, riflettevo. Questo qui... Se... Dico, ma in realtà secondo me quello è un semplice errore del designer. Cioè posizionare degli elementi grafici all'interno di un layout, quindi l'elemento grafico quasi pronto magari era vicino al logo, sotto al logo, quindi in quel caso logotipo e testo vengono identificati normalmente da qualunque persona, anche un professionista poteva immaginare che fosse quasi pronto, quindi lì c'è proprio un errore del designer, la signora non è che ha commesso un errore, magari stava anche parlando al telefono, ha guardato un attimo dove sei, ha visto la scritta quasi pronto, sono davanti al quasi pronto, poi magari fermandosi un attimo di più. Quello è un errore del designer, non è un errore della signora, attenzione, è un nostro errore quello lì. È un errore di comunicazione, perché immagine è scritta, in automatico vuol dire marchio. Quindi, e soprattutto la maggior parte degli errori di comunicazione sono errori di chi progetta la comunicazione, mai di chi la riceve. Siamo vicini al 100% dei casi, quindi secondo me, poi non è proprio una mia idea, è un'idea diciamo, di chi è molto più bravo, quindi il problema della comunicazione è sempre un problema di come tu mandi il messaggio nella maggior parte dei casi, c'è sempre un tuo errore. Io ti giro la domanda, a chi interessa che la comunicazione passi bene? Alla signora che lì che telefona o a chi ha fatto la cosa? A chi ha fatto la cosa, indubbiamente. Allora, c'è da dire anche che... La signora sbaglia, nel senso che... O fa giusto, questo ci interessa fin là, nel senso che poi l'obiettivo nostro è che la cosa passi, no? Cioè... Non so, dopo vi faccio anche delle metafore pallavolistiche. Sì. Sì, lui diceva giustamente, però vedi, già stai comunicando qualcosa, no? Sì. È viral marketing. Sì, c'è comunque anche da dire che io conoscevo già l'identità di questo posto.
so perfettamente che non si chiama Quasi Pronto, ha un logo stupendo e sarà, avrà un nome bellissimo altrettanto, per cui davvero mi è anche dispiaciuto, anche visivamente. Il nome non era scritto perché, perché non l'hanno svelato ancora, rientra nella loro comunicazione. Ma mano alzata? Non lo so, non sono convinta. Passate il microfono. Ma se per esempio, se per esempio io creo un evento di poesia visiva, mettiamo caso, e mettiamo caso che qualcuno nell'utenza pensi che sia un evento di arti raffigurative pittoriche, tipo, invece quella è poesia visiva, e per me è poesia visiva ed è un sacrilegio confonderla. Chi ha sbagliato? Ho sbagliato io a comunicare, non mi posso aspettare che gli altri capiscano quello che io volevo comunicare se non sono chiara. Quindi secondo me in quel caso non l'hanno comunicato bene. Ma non ci può essere questa pretesa in chi offre un servizio, soprattutto culturale, che gli altri capiscano bene? Certo, capiscono a modo loro. Io devo lavorare in quella direzione lì, poi è chiaro che c'era sempre, c'è anche quello che gli dici ciao e non capisce, cioè nel senso, quello c'è, cioè, una variabile che comunque esisterà sempre. È umana? Sì, cioè, per fortuna, nel senso. Però, però dovete abituarvi anche a ragionare fuori dalla carreggiata. Io faccio un evento di poesia visiva e voglio assolutamente che la gente capisca che sia poesia visiva. Ma quante persone sanno cos'è la poesia visiva? Esiste la poesia visiva. Ho veramente interesse. Ad esempio a Bologna da un paio d'anni fanno una cosa d'estate che si chiama Rave Theater. L'organizza una compagnia di teatro e comprende degli spettacoli dal vivo di diverso tipo, teatro, danza, canto, musica, di tutto, e la gente sa solo che il giorno stesso saprà dove ritrovarsi, ma non sa né chi ci sarà a fare cosa. Eppure sono eventi frequentatissimi e da cui la gente torna sempre felice. Cioè, quindi c'è anche da chiedersi a volte se non sia più facile comunicare una cosa con effetto sorpresa piuttosto che comunicare una cosa difficile. Non voglio dire che adesso che tutte quante tutti le volte deve essere nascosto. Una sorpresa, però può essere che a volte ci siano dei concetti molto difficili da passare e che non per forza devono arrivare fino in fondo. Sì, va bene, va bene. Per esempio, visto che parliamo di comunicazione, in quel caso, se vogliamo prendere un caso, il caso che ho appena detto, Quasi Pronto è anche, se vogliamo, una comunicazione che non è prettamente legata al sistema, per capirci, per aprire un'attività commerciale apriamo tra poco o ci siamo quasi, qualcosa del genere. Il Quasi Pronto, applicato anche proprio come messaggio, come parole, non è perfetto, perché Quasi Pronto è quasi un concetto culinario, quindi una persona fa anche fatica magari, se lo guarda un attimo, ad associarlo a un Quasi Pronto. Quasi Pronto cosa è Quasi Pronto? Cioè, apriamo tra poco, apriamo subito, sì, ma lavori in corso, cioè, scusami, quindi anche il messaggio in sé, le parole sono magari da un campo semantico completamente diverso, è scorretto in quel caso, o perlomeno non così, diciamo, riconducibile a quel concetto lì. Quindi anche è un ottimo esempio forse anche, okay, di messaggio. Scusami, facciamo dire una cosa a lei e che ci sta pensando da ci sta pensando dall'inizio, esatto. Secondo me invece la comunicazione di quel negozio, quello che è azzeccata, perché magari la signora era fuori target, in ogni caso trovandosi là davanti è stata colpita lo stesso dal fatto che stesse scritto Quasi Pronto, e la prossima volta che passa che il negozio è aperto si ferma, cioè è studiato per un'altra persona, per un altro target, però in ogni caso il fatto che sia scritto Quasi Pronto invece che una cosa comunicativamente competente, cioè relativa a quello, ha attirato la sua attenzione, quindi tu stai andando a prendere un pubblico che non avresti altrimenti. Comunque stiamo facendo una cosa che non bisognerebbe mai fare, cioè valutare un fatto aneddotico come un fatto di case history e di marketing, cioè non sappiamo né che cosa volevano fare, magari quelli volevano fare esattamente quella cosa lì e quindi hanno fatto una cosa che va bene, oppure quante persone sono passate lì davanti e non hanno capito, magari sono passate in 100 e quella lì tu hai beccato l'unica che non ha capito il gioco, quindi nel senso cerchiamo un po' di uscire, no, da questa tipologia di approccio. E nella fattispecie quello che ha detto lui può essere vero, cioè magari c'è questa costruzione, però tutte queste valutazioni sono spiegazioni di un fenomeno di cui non sappiamo niente, ok? Che però ne stiamo parlando da 20 minuti e io, esatto, sono curiosa di saperlo adesso. Quindi dopo andiamo tutti in gita di fronte a Quasi Pronto.
che ormai si chiama così, io consiglierei. Siamo già qui in 40. È una gastronomia che... da sport, ovviamente. Allora adesso... Quindi abbiamo capito che succede ovunque poi, tra l'altro. Scherzo. Ok, allora adesso iniziamo a essere un po' più... Un attimo, più... c'era lui che... Non... Ultimo intervento. Sì, sono anche l'ultimo arrivato. Intanto mi presento, sono Michele Palano. Sono l'artista che gioca con il caffè, l'ideatore e l'inventore della pittura aromatica. Sono appena reduce di un evento fatto a Torino, a Lingottofiere, e mi pregio anche, diciamo, di questa mia creatività in quanto sono l'ideatore e l'inventore appunto della pittura aromatica con una goccia di caffè. Se si parla di eventi e si parla anche di creare degli eventi, io sono, diciamo, anche a vostra disposizione. Ovviamente basta fare solo Michele Palano, con qualsiasi motore di ricerca viene tutto subito. E quello che volevo dire, il fatto del target e il fatto della comunicazione, a volte succede anche... Perché se ci capita di fare anche un servizio presso una televisione, magari un servizio culturale viene affiancato a un'operazione, diciamo, anche di tirar fuori le patate dal campo, ecco. Voglio dire, non è che ci sia molta differenza tra promuovere un certo tipo di cultura o un certo tipo di prodotto anziché di un altro, perché spesso poi diciamo, l'utenza, ma anche chi la prospetta, la massifica e la si accosta al supermercato, oppure, diciamo, questa era la mia piccola osservazione. No, corretto. Questo vale per qualunque tipo di cosa, cioè avere poi un controllo sul risultato finale della propria comunicazione, del proprio contenuto è difficilissimo, ragion per cui bisogna metterci il doppio di impegno. Qui abbiamo, insomma, un artista che quindi si occupa della produzione creativa e magari a volte anche della comunicazione. Io dico che chi fa sbaglia, chi non fa niente non sbaglia mai, questo è ovvio, non devo dirlo io. Io dico sempre il contrario. Però rimane anche il fatto che comunque noi abbiamo bisogno di promuoverci un po' meglio in qualsiasi campo, per cui c'è sempre bisogno di imparare. Io non sono un libro aperto, sono un libro che voglio aprire, cioè io voglio aprire quello che hanno gli altri per poi poter proporre anche quello che faccio io, è ovvio. Per cui, non lo so, io ho anche un progetto molto molto importante, però se qualcuno riuscisse pausa a pranzo. Seguirmi ne un po', okay. Potrei pranzo. Anche esporlo. Va bene. Okay. Grazie intanto. Passo, grazie a te. Ok, allora adesso facciamo che iniziamo a far girare le rotelle davvero, perché adesso abbiamo fatto un brainstorming, così vedere chi è il target è facile. Allora, facciamo invece un lavoro di gruppo. Adesso, stando sempre nel tema qua del pranzo, eccetera, vi ho distribuito prima dei bigliettini che magicamente vi divideranno in gruppi. C'è carne, pesce, non lo so, delle cose del genere che mi venivano in mente prima. Quindi? E quindi, tutti fermi però, aspetta. Allora, sarà un lavoro di gruppo temporizzato, per cui il nostro timer è un po' più scrauso di quello e poi useremo invece una grafichina che vi farà rendere conto del tempo che passa. Quindi mi raccomando, state dentro i tempi, è un gioco, non serve ammazzarsi per decidere le cose, basta parlarne. E poi sarete in gruppi da 5 persone più o meno e poi se qualcuno è arrivato dopo lo andiamo a inserire in qualche gruppo e qualche gruppo sarà da 6. E dovete scegliere tra di voi una cavia. Cosa vuol dire? Che uno di voi farà da cavia non come persona ma come organizzazione culturale che rappresenta, oppure attività culturale che rappresenta, che viene presa in esame dal lavoro di gruppo. Esatto, e su cui tutti quanti giocheranno. Ok. Bene, allora adesso avete 5 minuti per dividervi in gruppi e per decidere chi tra voi in ogni gruppo farà da cavia. Via, auto-organizzazione. Auto-organizzazione, giratevi le sedie per stare un po' meglio.
I bigliettini mi dividono in gruppi. Sì, 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 sì. Tu eri bianco. Non è normale. Infatti, eravate in 31. Op, op, op. Vediamo chi sono i più bravi ad auto-organizzarsi. No, dovete cercare. Cercate chi... Sembra un po' un mercato. Sì. Questo. Ah, lei cos'è? Lino. Lo scopriamo dopo perché l'abbiamo distribuito e poi è stato un po' di via vai, quindi... Qua manca un vino, eh? Chi ha vino? Lui era più caffè, poi è diventato pesce. Chi è là? Distribuitevi uniformemente nello spazio. E decidete chi fa la cavia. Ti capita il vino? Vai con il vino che va bene, il vino stranamente giratevi tutte pure donne, le sedie, non state scomodi, giratevi le sedie, dopo le risistemiamo, scomponete, no, loro voi sono allineate, mettetevi più circolari. Decidete la cavia. Quindici secondi. Ok. Tempo finito. Allora adesso vi spieghiamo intanto che cosa dovete fare. Distribuiamo dei post-it
sui quali dovete dettagliare tre target possibili per l'istituzione che avete scelto, per il progetto che avete scelto come cavia. Voi là cosa state facendo? No, fermi lì. Avete deciso chi è la cavia? Dovete farlo adesso. Sì, stai mentendo. Allora, voi avete deciso? Sì. Voi sì, che era lei cooptata. Voi sì. Voi sì, perché voi sì. Voi, o rimanete solo voi. Chi è? Beh, non è... Anche se è lo stesso... Ok. Allora, dicevamo, dovete dettagliare tre target, però mi raccomando che non siano giovani, famiglie e scuole, ok? Cioè, cerchiamo un attimo di andare in profondità, cioè, giovani non, no, però studenti del liceo artistico, delle classi X, Y e Z, sì. Cioè, cerchiamo di capire che un target non è il popolo... Che questo non significa, tornando al discorso prima, di esclusione, ma significa cercare di identificare chi prioritariamente voglio rivolgermi, ok? Ecco. Cosa? Sì, esatto, adesso facciamo un giro dei gruppi, ci dite chi avete scelto e ecco, prima che parta il timer, mi raccomando, le risorse sono limitate, quindi cioè, tenete ben presente anche questo nella scelta del target. Facciamo un giro, c'è il microfono, vabbè, qua intanto glielo do io. Chi è la vostra cavia? Ciao. Il gruppo sì. Bino. Voi ascoltate cosa dicono gli altri. Gruppo Bino? No. Che cosa? Non ho capito la domanda. Sono io la cavia. Rappresento la web radio. La web radio. Ok. Voi? E rappresenti? Progetto. Ok, in calcio. Progetto in calcio. In calcio. E che gruppo siete? Sale e pepe. Sale e pepe. Come non ero accorto. Come non accorto. Voi? Gruppo? Zuppa? Borgo in festa. Come? Borgo in festa. Borgo in festa, ok. Pane. Gruppo pane. Green Sound Festival. Green Sound Festival. Avanti con le pietanze. Noi. Carne. Festival di sopra, bande a sud. Bande a sud. Bande a sud. Chi è carne? Carne. Pesce. Pesce. Il progetto è Museo Web Lab. Museo Web Lab. Scusate. C'è un nome anche radio. Ce l'ha un nome, ma già è nota la radio, si chiama Zero Web Radio. Zero Web Radio. Ok, allora, tutto chiaro? Via. Avete 10 minuti.
finito tutto, ma è finito il tempo. Forza, forza. Avanti. Avanti post-it. Avanti popolo, esatto. Voi avete già attaccato? Oh. Allora, i primi due ci sono. Avanti. Ecco. Come siete messi? Chi manca? State scrivendo voi. Abbiamo finito. Scegliete anche un portavoce. Un nuovo incarico. Cavi è anche portavoce. So, c'è sovrapposizione delle cariche. Mancano altri tre? Voi avete già fatto. Non guardate, noi già fatto. Voi qua? Il vino, queste non sono affidabili, trovo il vino. Avanti, attaccare. La cavia, portavoce. Voi lì? Sono dei ritardatari qui, eh? Non si può. Ah, c'è la pausa a pranzo. Perché sì, mezzogiorno adesso sì, non facciamo la pausa a caffè, andiamo dritti, cattivi e stacanovisti. No, tanto qui adesso c'era più, era peggio prima che e vai tre su. Opla! No, ne mancano ancora due. Me li scrivete su tre diversi, che così dopo ci serve che siano scritti su tre diversi. No, no, ma va bene, insomma. Si rimedia in fretta. Voi là... Manca il pesce, c'è poca sale, efficienza, pepe. Avete scelto per ultimi. Adesso mi fate i post-it per ultimi. Siete troppo democratici. Cosa? Ok, sta arrivando la quarta. Manca uno solo. Che sono anche i più vicini, quindi hanno anche, potrebbero avere un vantaggio competitivo nell'attaccare post-it. Se vanno commentati, allora abbiamo bisogno dei quattro portavoce. Sei sono, non quattro. Sei. Bella varietà di colori. Allora adesso a partire da qui venite su e ci spiegate perché quali sono i vostri tre target in maniera sintetica. Portavoce, portavoce. Prego, prego, prego. Venite vicino ai vostri post-it. Allora, abbiamo avuto anche una piccola... Attenzione! C'è stata anche una precisazione nel frattempo, abbiamo cambiato uno dei target. Ah, c'è stata una revisione. No, okay. Abbiamo già sistemato. Allora c'è da ripetiamo, soggetto... Una web radio, zero web radio. Sì. Nello specifico si tratta di una web radio che funziona in una struttura, questo è un piccolo preambolo per capire la situazione, che funziona in una struttura che prevede anche scuola di musica, sala di registrazione, sala prove e quant'altro. Ok, quindi, cerchiamo di essere per spiegare no, ma tanto dopo vi diamo occasione di spiegare meglio, però questo primo giro siamo sintetici. Il primo target sono i musicisti DJ musicali, perché c'è la possibilità di trasmettere in live. Ok. Il secondo target sono gli addetti ai lavori in senso largo, quindi anche una questione di messa, cioè di possibilità di mostrare un lavoro, quindi da una parte musicisti che producono, dall'altra parte giornalisti, promoter e quant'altro che guardano. Poi gente che può in qualche maniera lavorare in radio.
Dall'altra parte abbiamo messo universitari, però l'abbiamo un attimo rivista nel frattempo. Rivista? Perché più che universitari si tratta magari di giovani tra i 20 e i 30, 35 anni, residenti qui, che comunque hanno anche modo di spostarsi. Quindi, perché c'è anche una buona parte del palinsesto che è di eventi. Okay. Promozione eventi, commentario eventi, agenda, roba varia. Ok. Avanti il prossimo. Dunque, chi siete? Per Museo Web Lab. Museo Web Lab. Sì, in realtà i target sono cambiati sempre, mentre ne parlavamo. Ok. Quindi qui ne abbiamo messi. Non è un processo facile, come no. Avete potuto direi verificare. Anche perché sono stati presi come esempio all'interno di questo progetto tre musei che saranno il focus del progetto nell'insieme. Ok. Che sono tre musei differenti l'uno dall'altro. Per intenderci, dove c'è scuole agrarie riguarda un museo privato che ha una collezione, un erbario. Scuole agrarie, sì, ok. Quindi è focalizzato su quello, ma ce ne possono essere degli altri a seconda di quale visione si ha del museo stesso. Poi un beni culturali con indirizzo archeologico. Che è l'università. Esatto, okay. Quindi per un museo che ha carattere di archeologia e preistoria, e istituti d'arte, licei artistici per un museo che si caratterizza per la storia dell'arte. Ok, quindi tre target tematici, sì, diversi, molto focalizzati, però tutti su quell'età lì. Esatto, okay. Molto focalizzati sulle scuole, ma su questi ce ne potrebbero essere tre altri che hanno un target con un'età completamente differente, certo. Quindi dalla comunità di immigrati alle persone appartenenti alla comunità di una minoranza linguistica. Vabbè, per questi tre qui, sì, okay. Ce ne possono essere degli altri. Ok. Allora, il progetto è Borgo in Festa, si occupa di sensibilizzare ed educare il borgo, c'è un borgo specifico, però potrebbe essere applicato anche dei borghi in generale, sul tema appunto della sostenibilità ambientale applicata al mondo dell'agricoltura, quindi una coscienza sostenibile agricola. Okay. E i soggetti, diciamo, il nostro target sono, abbiamo definito come famiglie in erba, cioè famiglie con figli tra i 3 e i 10 anni, quindi in età scolare. Okay. L'affamato, ovvero il turista mangione, quello, okay, che viaggia per sistemi, e non gastronomia, esatto, insomma. E poi i fertilizzanti, che sono quelle associazioni che tendono a sensibilizzare appunto su questi temi. Possono anche rientrare, però bisogna vedere se si complica un po' troppo il target, magari delle scuole come la scuola di agraria per esempio, o come gli istituti, okay, professionalizzanti in quel senso. Ok, avanti il prossimo. Allora, Green Sound Festival, festival dedicato a temi ambientali. I target che abbiamo individuato sono i bambini, in particolare i bambini che frequentano i campi estivi, perché essendo un festival che si svolge d'estate è il modo anche più facile per contattarli e richiamarli, perché ci sono i laboratori di riciclo creativo per i bambini. Perfetto. Poi gli appassionati di arti visive, proprio perché cercavamo un target di giovani che possono essere interessati al tema, abbiamo pensato giovani ecologisti, no, meglio chiamarli con l'interesse per l'arte e sensibilizzarli sull'ecologia che raccontarci sempre le cose tra chi le sappiamo già. Perfetto. E il terzo, quindi, target sono target gli altri organizzatori di eventi, perché una parte del festival è proprio, cioè, dedicata al come organizzare degli eventi che siano a impatto zero. Ok, quindi una parte diversa, diciamo più tecnica. Sì. Perfetto, bene. Chi è che viene? Chi è che manca? Vediamo chi arriva prima. Allora, noi abbiamo selezionato i target per Bande a Sud, volevo soltanto dire che potrebbero essere tantissimi in realtà, perché la proposta, diciamo, culturale del festival è molto varia. Però ne abbiamo selezionati tre che sono, occupandosi, diciamo, del festival di bande musicali tra tradizione e innovazione, sì. Abbiamo selezionato gli studenti del conservatorio, le associazioni culturali dei paesi e delle zone limitrofe e giovani artisti interessati, diciamo, a tutto. Giovani artisti musicisti? Non solo, ok. Anche pittori, fotografi. Perfetto. Dunque,
Per il progetto In Culture, che si occupa di restauro, di elaborare dei progetti di restauro su alcuni monumenti oppure di valorizzazione o efficientamento energetico del patrimonio culturale, abbiamo individuato innanzitutto i proprietari privati di alcuni immobili che hanno a disposizione questi edifici magari enormi e non sanno come riutilizzarli o prevedere una destinazione d'uso o avere le risorse per effettuare appunto dei progetti di restauro. Oppure i comuni, nel caso in cui siano questi proprietari, quindi i piccoli comuni che non hanno né le risorse né delle idee per la gestione magari, o ancora gli addetti ai lavori, quindi i tecnici che possono essere restauratori o gli architetti, a cui noi forniremo appunto tutte le informazioni preliminari per indirizzare il restauro. Ragioniamo, adesso. Ok, allora sono abbastanza dettagliati, ci siamo abbastanza, nel senso che sono ovviamente in alcuni casi era molto complesso, nel senso che progetti che coinvolgono tante realtà è difficile tirarne fuori uno preciso. Allora specifichiamo, non devono essere esaustivi ovviamente, cioè scegliamo tre. Qui ce ne saranno degli altri, non devono neanche essere necessariamente i più importanti. Ora però vi chiediamo su questi tre di tornare qui, sceglierne uno, con la possibilità anche che sia uno che ha scritto qualcun altro e che glielo fregate, e su questo target di cercare di specificare ulteriormente voi stessi. Quando avete presentato avete detto "bah, qui però si potrebbe dettagliare, no? Si potrebbe essere questo di darci una panoramica più ampia, cioè, non più ampia ma più, cioè, non, più dettagliata, più dettagliata, okay. Esatto, non andando a ampliarlo ma andando a stringerlo. Dopodiché pensare tre diversi strumenti di comunicazione con il quale questo target può essere raggiunto. Ok? Tutto chiaro? Anche qui cercate di essere abbastanza dettagliati, cioè non social network. Esatto, email, vale la stessa cosa di prima. Cioè, email a chi? Domanda. Come strumenti intendiamo i media? Canali. 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 Di nuovo appunto cercando di essere, cioè non newsletter ma la newsletter di quel mensile che so che si occupa di questi temi e con i quali posso ragionare. Tutto chiaro? Comunque primo no? Step. Allora ripetiamo, step numero uno, si viene qui, si prende uno alla volta, non tutti insieme, sennò, si prende un target tra quelli proposti, ma che possono essere anche proposti dagli altri. Cioè se a quelle del vino gli piace uno di quelli proposti da quelli della zuppa, che non ci avevate pensato e vi piace di più, o che potete prenderlo, e lo specificate. Cercate di approfondire e di vedere, ok, ho detto questo qui, ma intendo esattamente questo, questo, questo e questo. Chiaro? Parte 1. Parte 2. Scrivete giù tre canali con i quali si può raggiungere questo target. Ok? Più chiaro? Ci siamo? Ok. A turno, sempre in senso orario, venite a prendervi il vostro cartellino.
Ok, siamo tutti? Voi no? Voi sì? Avanti portavoce, avanti, avanti. Allora venite tutti qui. Che mancano e avanti, esatto. Portavoce. Allora chiudiamo la sessione del mattino con una vostra spiegazione, con un vostro intervento nel quale cerchiamo di capire come avete dettagliato il target che avete scelto, quindi ce lo raccontate, ci dite che canali avete ipotizzato senza, diciamo, dilungarci troppo perché cerchiamo di rimanere sintetici, e poi ci dite cos'è stata la singola cosa più difficile che avete dovuto fare per arrivare a questa decisione e perché. Tutto chiaro? Portavoce. Oh. Avanti portavoce. Vai tu, no, cambio di portavoce. C'è stato un golpe nel gruppo del vino. Allora, dunque, target, soggetto, ricordiamo sempre, Zero Web Radio. Sì, sugli universitari, diciamo. Siamo partiti dagli universitari, sì, ma... Però in realtà l'abbiamo targettizzato ancora di più. Okay. Quindi, come fascia d'età, 20-40 anni. Questo è l'aspetto... Questo è il, universitari... No, vabbè, ma eravamo partiti da universitari, però giovani, per okay, evitare la... E quindi tra 20 e 40 anni, questo in realtà è stato l'aspetto che, su cui abbiamo discusso di più, proprio la scelta di una fascia d'età. Cioè, adesso me lo dice alla fine quello. Okay, perfetto. Allora, quindi avete targetizzato anni, ulteriormente, sì, dicendo che gli universitari 20-40 anni. Sì, 20-35, sì, 35. Okay. È stata una decisione... Sì, sì, 35. 30, ok. Va bene. Poi residenti, Lecce provincia. Ok, quindi un target geografico di un certo tipo. Poi ovviamente dotati di computer o dispositivi mobile, quindi con un certo grado di informatizzazione, poi di alfabetizzazione informatica. Pubblico dei live, abituato quindi a partecipare ad eventi, concerti. Pubblico dei concerti, sì, dei, diciamo, concerti, degli, okay, eventi live. Ok. Ok, quindi questo è target. Più. Ok, qui in realtà più che specificare un target avete tirati dentro altri 12, questo ok, però allora comunque qui sono studenti, allora, sull'età che partecipano ai concerti, che hanno un computer. Esatto, allora studenti con un computer che partecipano ai concerti e che vivono a Lecce. Questo è un, okay, target. Ci siamo, okay, questo è il livello di definizione. Va bene. Okay. Come ci arrivate a questi studenti che gli piacciono i concerti e che vivono a Lecce, che hanno un computer? Ok, allora, innanzitutto con il sito, perché essendo una web radio è necessario il sito e la cura del blog all'interno del sito per aggiornare su eventi. Quindi aggiornamento del sito. Del sito e del blog soprattutto. Poi social network, qui abbiamo deciso quali. Quali? Allora, pagina Facebook, non un profilo ma una pagina per pagina poter diventare Facebook. Fan. Twitter, per permettere l'interazione con chi ci ascolta, che magari in diretta live ci invia... Microblogging live, sì, esatto, in modo da poter dare un resoconto dal, ovviamente, vivo degli eventi. YouTube, per forza. E poi, sì, beh, una web radio per forza. E poi Mixcloud, che è una piattaforma che mi spiegavano... che non è SoundCloud, è un'altra piattaforma. Mixcloud, che per serve... Per caricare i podcast. Per tenere i podcast, sì, in, okay, modo che, insomma, chiunque può scaricarli anche se non ha seguito... Le varie puntate. Live, eccetera, eccetera. E okay, poi l'ultimo canale è quello legato al merchandising e alla cura del branding, quindi, okay, e si organizza un evento in cui un DJ di Zero Web Radio partecipa, regala le spillette, regala la maglietta. Ok. No, più che dignitoso, noi diciamo sempre la ISPEC, quella che fa gli zainetti, un anno ha tagliato tutto il suo budget di marketing e ha fatto solo adesivi. Adesivi, per diversi, sì, sì, milioni di dollari australiani, non so cosa. E quindi più che dignitoso. Ok. Sì, il problema maggiore l'abbiamo avuto nella definizione del target dell'età. Dell'età, sì. Perché? Perché è difficile, siccome è una trasmissione, le trasmissioni di una web radio sono di vari tipi, quindi approfondimento anche giornalistico, culturale e musica che può andare dal jazz al reggae, è difficile riuscire a capire
a restringere, ecco, il l'età, l'età, cioè, sì, cioè, sì, io faccio un approfondimento sul jazz, so che ho un target più alto, eccetera eccetera, perché in realtà posso anche coinvolgere i liceali, questo anche era, però tanti liceali che ascoltano, no, che ascoltano la musica reggae per reggae, esempio, che partecipano al concerto, certo. Questa è stata la difficoltà maggiore, ecco, che abbiamo trovato. Ok, ok, perfetto. Quindi in questo senso qui probabilmente ogni trasmissione, ogni programma, eccetera, dovrà, non so come dire, la comunicazione della radio dovrà demandare il discorso dell'età alle singole realtà. Quindi se questo può essere un problema, magari non targetizzare il discorso d'età può essere anche una strategia, cioè pensare che mi baso su altre cose, quindi su chi è sui live, su chi ha una passione per l'informatica, su chi ha, e sull'età invece delego alle singole istanze dei singoli programmi, perché so che ognuno può avere una sua tipologia di comunicazione, e in questo senso dovrà poi strutturare anche la grafica generale per essere in grado di ospitare diverse tipologie. Ok? Okay. Siete a posto con la coscienza? Vi sentite? Il... Beh, ok, avanti. Chi viene? Chi viene? C'è una ressa per parlare di target. Allora, il progetto è Green Sound Festival. Ok. E noi abbiamo scelto come target i bambini. Sì. Anche se i bambini è un po' generico. Quindi? Fascia d'età dai 5 ai 10 anni. 5 ai 10 anni. E in particolare, comunque, per esperienza precedente, ragazzi, che bambini che frequentano campi estivi. Quindi, ok, di cui i genitori si vogliono liberare, esatto, tendenzialmente. Esatto, perché comunque questo... poi il festival si tiene il 22 e il 23 di agosto, quindi è già un periodo in cui le scuole, certo, sono chiuse, certo, quindi è un po' più facile individuare, okay, comunque andare a comunicare, a promuovere. Quindi i bambini tra i 5 e i 10 anni che frequentano i campi estivi. In particolare che frequentano campi estivi. Del mondo? No. Diciamo che locali, soprattutto locali. Ok. Ed è anche locali di Lecce, quindi stiamo Lecce, parlando provincia, di Dovelle. Ma può essere il Salento. Poi considerato comunque che è un periodo di ferie estive, quindi possono essere coinvolti anche i turisti. Anche i turisti. Ok. Quindi bambini dei turisti tra i 5 e i 10 anni è un target. Esatto. Bambini dei locali. Campi estivi, io non credo che i turisti mandino i loro bambini, no, nei campi, certo, estivi qua, quindi sono, quindi due, sono due cose, due target differenti. Differenti. Comunque, sì. E qui c'è una trappola, e quindi, poi avanti. Allora, come modo di, diciamo, di comunicazione, come canale, abbiamo pensato, per quanto riguarda i locali, al contatto diretto con associazioni e con enti che durante anche l'intero anno si occupano di attività per bambini. Di didattica o cose didattica, di questo tipo. Può essere la ludoteca, può essere il campo estivo, okay, i GREST che organizzano nelle varie città, insomma, che coinvolgono bambini del paese, della città. Sentisci loro. Fervorati sul tavolo. L'altro canale è locandine o anche artisti, sì, di strada, magari. Quindi il primo canale è, diciamo, un contatto diretto con, degli hub, sì, diciamo, sì, dei soggetti che si occupano, che hanno a che fare con questa, esatto, categoria d'età. Possono essere gli animatori, organizzatori, okay, di campi estivi o comunque animatori, sì, di associazioni che si, okay, occupano di bambini. Il secondo canale, locandine, presso strutture ricettive, presso lidi, spiagge. Questo per quell'altro dei turisti. Ma secondo me, ma anche secondo però noi, anche i locali vanno anche al mare, locali, qualcuno comunque, sarà, non è che vanno via tutti. Quindi o flyer oppure, okay, giornate dedicate a proprio alla proposito di questo con artisti di strada, trampolieri, okay, quelle persone, diciamo, che, okay, che si occupano, so, di divertimento, dei bambini, sì, un po' per intrattenitori, sì, di bambini. Domatore di bambini. E il terzo, che è un po' più generico, la promozione su blog specifici che si occupano di problemi delle mamme, dei genitori, oh, ecco, quindi andare ad individuare, perché un conto è incuriosire i bambini, esatto, però diciamo l'interlocutore iniziale deve essere comunque il genitore. Il genitore, esattamente. Allora, infatti il discorso è proprio questo, cioè chi è il target realmente, sì, sono i bambini dei 5-10 anni o sono i loro genitori? Quindi è un... dal bambino.
curiosità del bambino prima, poi genitore che il bambino rompe le scatole del genitore perché lei è quello di un bambino. Però essendo, cioè, essendo un, diciamo, una facilità che non ha indipendenza, che non dice mamma vado a 5 esatto. anni a... Comunque l'interlocutore principale è sempre il genitore, ok, questione, okay. Diciamo, no, no, certo, ok. Allora, forse... Il problema principale era appunto forse... Problema principale. Ma che abbiamo risolto in qualche modo era individuare, cioè il modo per arrivare ai genitori o comunque sì. A chi poi decide. Decide, esatto. Ok. Quindi il problema principale in questo caso, quindi stiamo sì. parlando di un target di secondo livello in un esatto, certo senso, perché sì. voi il vostro servizio è per i bambini, però in realtà il bambino non decide per se stesso, quindi come far scattare esatto. il meccanismo di... Esatto. Siete? E in questo caso diciamo che tra gli strumenti che avete sì, deciso abbiamo un po' diversificato proprio per quel motivo, perché il discorso forse più interessante era proprio quello delle mamme blogger, assolutamente no, è in realtà un'ottima idea, nel senso che vai a prendere non solo un posto dove sai esattamente dove sono i soggetti che ti interessano, ma li prendi anche in un momento in cui cercano informazioni. Questa è una cosa molto importante quando si pensa a un target, si pensa a un canale, di non cercare di identificare solo, come dicevamo anche con loro prima, dove sono quei soggetti lì e li vado ad intercettare, perché per esempio avete citato anche locandine eccetera, anche lì se io vado a mettere una locandina è uno strumento totalmente dignitoso da utilizzare, ma devo essere molto attento a metterlo e a posizionarlo in un punto in cui diventa rilevante. Quindi nel caso delle mamme blogger sei super rilevante, perché stai inserendoti tra un contenuto e una persona che cerca di informazioni. Bisogna stare attenti a non si possono in questo caso usare social network o cose, perché a caso, assolutamente non necessariamente, esatto. Ok, perfetto, avanti popolo. Prima c'era la ressa, adesso ci sono offese che hai scavalcate. Avete già cambiato ancora delle cose. Questo è come le manovre del governo, non si riesce mai a chiuderle. Noi abbiamo focalizzato l'attenzione sugli studenti dei licei artistici. Studenti dei licei artistici. Sì, che è il nostro target. Come l'avete... E quindi abbiamo cercato di specificare la cosa. Sentite? No. No. Lui poi di microfono è esperto, quindi se non sente così è meglio. Vai. Sentite di più? Ok. Adesso. Allora, il nostro target sono gli studenti dei licei artistici, quindi abbiamo specificato ancora di più perché... E quindi abbiamo cercato di agire da tre punti di vista. Sì. Quello di fare un bando, un concorso artistico. Studenti dei licei artistici di dove... Della provincia di Lecce. Lecce, guarda che ti sgrida. Quindi portavoce con delega e poi no, però... io sono portavoce con delega. Con delega perché in realtà doveva... Allora, okay. Quindi, studenti dei licei artistici della provincia di Lecce. Okay. Okay. Di tutto l'età. Beh, sì, guardo lei perché tu non decidi niente. Sempre le donne alla fine dei conti. Quindi abbiamo cercato di agire in tre modi. Sì, attraverso okay. Facendo un concorso artistico e promuovendolo attraverso una locandina, oppure attraverso il web, quindi con una specifica pagina web, oppure con YouTube, in cui praticamente verranno riportate le foto e i video dell'avanzamento dei lavori. Ok. E in più poi ci sarà una giuria che si esprimerà per il proprio giudizio di gradimento. Ok. E poi come ultimo aspetto quello proprio del rapporto umano con le persone attraverso stand itineranti, insomma. Stand itineranti nelle scuole. Nelle scuole. Nelle scuole, questo è okay. diciamo la new la cosa della nostra presidentessa. La presidentessa, già presidentessa. La cavia, la cavia presidentessa è un bel upgrade, c'è stata una legittimazione interna fortissima. No, allora, interessantissimo il fatto che loro abbiano inserito un contest, cioè hanno creato un driver di qualche tipo
per spingere la partecipazione e l'interesse. Cioè, se io ti dico c'è questa questione qui, te te ne interessi fin là. Se io ti dico partecipa che c'è questa questione qui, te ne interessi comunque poco. Se ti dico partecipa che puoi vincere qualcosa, c'è questa questione qui, sì, può essere, no? Stimolare, cioè, la curiosità. Stiamo parlando di cose semplici, però interessante, anche perché così hai una produzione, no? Di concorso pensavate? Sì. Il concorso artistico. Un concorso artistico di produzione artistica. Sì, produzione artistica. E cosa si vince? Un iPad. No, stiamo scherzando. No, dicevate si vince la possibilità di esporre i propri lavori. I propri lavori all'interno del museo. Del museo. Quindi anche questo è interessante perché cosa genera questo? Genera senso di appartenenza. Se un museo ha ospitato i miei lavori, che io ho prodotto e ho vinto tramite anche un percorso che non è detto che prendessero tutti, quindi sono stato legittimato da questa struttura, io a mia volta tendo a legittimarla, tendo a sentirmene legato, quindi creo un buon vincolo tra le cose. Non ho ben capito il discorso dell'utilizzo di YouTube, non siete stati un po' vaghi lì. Vi chiedo l'ultima cosa, qual è stata la cosa più problematica di questa decisione? La cosa più problematica è stato non tanto la locandina o il web, anche se comunque sia magari non è molto chiaro l'aspetto del web, però secondo me avvicinarsi ai giovani attraverso uno strumento a loro molto gradito è secondo me una forma molto buona, anche se integrarla con tipo le locandine allo stesso tempo con le persone, cioè con il proprio rapporto umano, è ancora meglio, no? Fare una cosa. Quindi la cosa più difficile è stata cercare di distribuire su diverse tipologie di canali. Sì, diciamo che nello specifico lo stand, io ho pensato per esempio a uno stand itinerante, nel senso abbiamo cercato di inserire quell'elemento, è stato insomma, più difficile, di renderla un po' più completa. Sì. Va bene. Grazie. Okay. Avanti. Allora adesso fondano una società, vedi? Volete il contatto del notaio già? Avanti. Allora, per il progetto In Culture che si occupa di restauro ed efficientamento energetico sul patrimonio culturale, abbiamo individuato come target ad esempio gli architetti, giovani architetti che sono organizzati in ditte. Architetti, dove siete? Target qua, adesso dopo valutate se è vero. Che sono organizzati in ditte individuali o comunque piccole aziende sul territorio che sono specializzate e si occupano di restauro e efficientamento energetico, quindi appunto interessate all'argomento. E quindi i canali che abbiamo scelto sono innanzitutto il portale di progetto, che già prevede una logica di open data, quindi tutte le informazioni che noi andremo a raccogliere grazie alle indagini che condurremo su questi beni scelti saranno a disposizione, quindi già questo fornisce un quadro informativo. Sì. E parallelamente c'è anche una rassegna stampa che comunque informa su tutti gli avanzamenti del progetto, quindi già questo. E in secondo luogo social network, quindi può essere il canale YouTube su cui noi carichiamo i video ad esempio delle analisi che andiamo ad applicare sui beni, quindi già lì si possono vedere le informazioni che le indagini scientifiche forniscono, quindi i vantaggi dell'applicazione di queste analisi, o anche può essere la pagina Facebook dove c'è comunque un aggiornamento costante dello stato di avanzamento di queste indagini. E poi abbiamo pensato anche alla realizzazione di piccoli eventi comunque formativi o partecipativi sulle appunto indagini scientifiche, che specie di eventi di divulgazione, sì, scientifica, sì. E comunque appunto una delle difficoltà maggiori è stato focalizzare bene l'identikit del nostro... Allora, il target, dicevamo, giovani architetti. Sì, che sono organizzati in piccole aziende. Sempre che si di dove? Nel territorio, ovviamente, perché il progetto... No, ovviamente. Lo dici tu. Del territorio provincia di Lecce, quindi stiamo parlando. Provincia di Lecce, sì. Perché il progetto si sviluppa sull'Unione dei Comuni della Grecia Salentina, quindi un territorio ben delimitato della provincia di Lecce, insomma. Sono 11 comuni. Ok. Perfetto. La cosa più difficile? È stato focalizzare un po' l'identikit del target, perché poteva essere variabile tra architetti. Quindi dare una priorità al target. Sì. Volevo dire una cosa, ma mi sono scordato che cosa, molto professionalmente.
Ah già, sì, volevo dire questo. Allora, ottimo tutto il discorso anche, va bene, certo, i social network, caricare dei materiali multimediali, i video per esempio sappiamo che sono uno strumento di comunicazione in cui il coefficiente di concentrazione di chi li fruisce è di circa 100-110 volte maggiore rispetto agli altri contenuti sul web, anche perché sono uno dei pochi contenuti sul web che fermano l'attenzione rispetto al clicking, al click verticale, no? Al browsing verticale, soprattutto dopo la generazione nata insomma, negli anni 90, la velocità di passaggio da un'informazione all'altra è molto alta e quindi i video aiutano a condensare questo tipo di problema, no, non di problema, a condensare la concentrazione e a fermare, diciamo, la verticalità del click. Quindi ottimo il discorso dei video, avete fatto la parte di storytelling, quindi sapete che i video vanno costruiti in una certa maniera. E, attenzione, questo l'avete detto anche in altri, il discorso del sito. Sì. Cioè il sito è uno strumento di comunicazione fondamentale, ma non nove volte su dieci, ma è un punto di partenza. Cioè non necessariamente perché io metto qualcosa su un sito sto facendo un'azione di comunicazione. Sì. Cioè sto comunicando, ma a chi è già sul sito. Poi mi dovrò preoccupare di fare in modo che le persone arrivino sul sito. Quindi anche qui, se io ho un sito, benissimo aggiornarlo, anche perché già l'aggiornamento, se scrivo bene, scrivo appositamente per il web, faccio attenzione a utilizzare le parole chiave giuste, Google se ne accorge, Google o altri motori di ricerca al posto suo se ne accorge, sicuramente mi porta sulla visibilità. Però nel momento in cui ho un sito, e in questo caso un sito magari anche fatto bene, con una grande ricchezza di contenuti eccetera, attenzione a preoccuparsi di come portare anche le persone sul sito, monitorarlo è facile, verificare insomma e cercare di agire di conseguenza. Ok, grazie. Ok. Avanti. Per ricapitolare il progetto Borgo si sente? Esperto di microfoni, quindi controllo. Borgo in Festa è un festival che ha molto ampio come settore di intervento, noi abbiamo deciso di focalizzarci su quello enogastronomico. Il nostro target di riferimento è una persona di media cultura che utilizza, abbiamo semplificato da quella condizione, quindi di media cultura che utilizza abitualmente i social network, quindi un esperto di internet, è un ottimo utilizzatore, partecipa a internet anche in maniera attiva, nel senso sui blog, e gioca sui giochi, via dicendo. Quindi interagisce. E infatti le strategie che abbiamo pensato per lui, una è quella di appoggiarci a Farmville, quindi trasformare dei crediti ottenuti in un determinato periodo di tempo su Farmville, che è un gioco su Facebook, sì, buoni d'acquisto o percentuali di sconto sugli acquisti che effettuerà all'interno dell'evento. Okay. Un altro sistema, sempre utilizzando i social network, nel caso specifico Instagram, fare un contest fotografico basato sui mi piace, fotografando dei soggetti che possono essere dei soggetti relativi ovviamente al settore, quindi da campi oppure quindi dalle zone agricole oppure a dei veri e propri prodotti, quindi dei frutti o okay, giocare. Un concorso fotografico tematizzato su un canale preciso che è Instagram. In base ai mi piace ovviamente si vanno a ottenere su Instagram. Si vanno ad ottenere dei... ovviamente verranno segnalate le hashtag e via dicendo, sì. Si otterranno poi dei premi che possono essere o dei premi raccolti, che ne so, sempre dei sistemi di sconto oppure dei sistemi anche di, per esempio, la villeggiatura di 2 giorni, quindi 2 vincitori, questi andranno sostenibile di qualche tipo. Okay. E poi gli altri sistemi sono quelli ovviamente di sistemi classici basati su pay per click o altri strumenti, sì. Pubblicizzandosi su altri siti di settore specifici che si occupano di enogastronomia o di eventi di quel settore. Quindi come può essere Google AdSense, esatto. O cose di sì. Questo tipo, AdWords. Ok, no, mi sembra bene, il target appunto... Problemi principali diciamo sono stati, abbiamo avuto all'inizio nella definizione del target, ma più che altro perché abbiamo, diciamo che target e canale andavano un pochino allineati, ecco, in quel senso non erano allineati, poi dopo però abbiamo risolto, quindi abbiamo diviso troppo i target senza notare che c'erano magari degli elementi così comuni che potevano essere accorpati, quindi focalizzandosi okay. Su elementi magari che non erano l'età o il lavoro, erano piuttosto i piaceri o le passioni, come in questo caso certo. L'utilizzo di internet, okay. Che accomuna più fasce trasversali. Sì, è una query, no? In un certo sì. Senso, una chiamata che viene fatta con una colonna di organizzazione, cioè un tema piuttosto che... Esatto. Ecco, interessante, in questo caso cioè, siamo
andando nella specificità del target va bene, però appunto loro hanno avuto il problema inverso, sono andati a specificare magari troppo e in quel caso lì poi rischia appunto di non esserci nessuno, esatto. Di essere difficile, che sia difficile pensare comunicare a una strategia di comunicazione proprio dedicata, esatto. Esclusivamente a quel target pensato lì. Però quel passaggio, quello che possiamo definire che non è un errore, in realtà, quindi quel passaggio lì è stato, certo, fondamentale per trovare i punti in comune. Quindi se non avessimo, esatto, comunque allargato, o meglio, non fossimo andati così in, certo, verticale nella definizione dei vari target, non avremmo trovato i punti in comune tra di loro e quindi una strategia migliore. Mi è servito comunque. No, 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 infatti questo dicevamo anche prima, no? Cioè il discorso comunque andare per approssimazioni successive, cioè sbagliare da una parte, esatto, poi sbagliare dall'altra, poi insomma prima troppo vaghi, poi troppo precisi, poi insomma si riesce a capire anche perché si parla prima di target e poi di strumenti e non si parte dallo strumento, perché lo strumento deve essere ovviamente una conseguenza, questo che è, diciamo, senso comune nel momento in cui si arriva all'operatività quotidiana non lo è, nel senso che uno dice vabbè adesso apro una pagina Facebook e non pensa per parlare a chi, per dire cosa, con chi mi connetto, eccetera, no? È buffo, no? Perché in realtà sembra un'ovvietà, ma non lo si va a fare. In questa maniera qui cosa succede? Studio il mio target, cerco di capire a chi voglio parlare, lo cerco di capire a che livelli, da un target più generico a un target più specifico. Poi interviene lo strumento che posso usare. Lo strumento ha una risoluzione diversa rispetto a quella che può essere il mio ideale di target, di conseguenza mi impone alcune attenzioni maggiori, in questo caso un allargamento o un comune denominatore tra, sì, diversi target specifici che avevo utilizzato. Quindi facendo prima A, poi B, l'interazione delle due cose mi aiuta a ragionare in maniera sensata su quello che voglio dire e a chi lo voglio dire e come. Ok? Chi manca? Manca qualcuno. Mancano loro, che litigano perché tutti hanno molta voglia di venire qui a dire delle cose. Io te l'avrei mandato lui, perché stava lì zitto, faceva finta di niente. Dunque, la difficoltà maggiore è stata quella di individuare esattamente, parto da lì. Parti dalla difficoltà. Parto dalla difficoltà. È stata, parla quella, nel microfono, ecco. La difficoltà maggiore è stata quella di individuare, di identificare per bene, diciamo, il target di riferimento e di capirne le caratteristiche. Perché diciamo siamo partiti dal fatto di volerci rivolgere agli artisti, ai giovani artisti del territorio. Del territorio. Del territorio. Però diciamo, tra gruppi siamo di terrorismo arrivati, lo dice da sola. Siamo arrivati, diciamo, sicuramente a definire meglio il campo attraverso l'idea di fare degli incontri all'interno dei conservatori e delle accademie di belle arti. Degli incontri con, diciamo, magari con dei partenariati che in parte sono stati anche fatti realmente, dei partenariati appunto, e promuovere all'interno di queste due realtà degli eventuali concorsi sul logo o su dei jingle musicali che potrebbero diventare la sigla, ad esempio. Poi la promozione sul sito è l'incentivazione, diciamo, della promozione attraverso i social network, quindi Facebook, Twitter, YouTube e via dicendo. E infine una collaborazione con Zero Web Radio. Oh, vedi che servono questi laboratori dal basso. Che potrebbe essere, diciamo, sicuramente, visto che è vicino agli studenti universitari, un buon canale di comunicazione con la realtà del territorio. Ok. Questo è che abbiamo pensato. Ok. Bene. Basta. No, direi che ci siamo, non abbiamo neanche fatto pause caffè, siamo andati dritti. Filà, non lo fare mai più. Adesso mi torna indietro. E oggi pomeriggio faremo delle pause caffè, così. E direi che ci vediamo. Serbate le domande che potete aver accumulato durante questa esercitazione. Esatto, ci vediamo, riapriamo alle 3, vi prego puntuali perché non abbiamo intenzione di finire alle 8 di sera, e apriamo con una parte di brainstorming su quello che abbiamo fatto stamattina.
in modo da creare un po' le basi per il ragionamento successivo. Ok? Devi dire qualcosa tu? No. Buon pranzo, buon appetito.